quella che è dentro la BCE, la Bundesbank è dentro la Deutsche, la BCE è dentro la Deutsche e la Bundesbank. 147 banche sono in cima e comandano 32.000 multinazionali nel mondo, sono intrecci. Si apre il bilancio della Deutsche Bank e vai a vedere tra le loro attività, cioè i loro investimenti, hanno 70.000 miliardi di euro investiti in derivati e in hedge fund. Non gli interessa l'economia reale. Qui dobbiamo fare una cosa immediata, ci sono i banchetti da andare a firmare, per favore, non sono mai stato così convinto, ve lo dice un buffone, ve lo dice uno che non ha mai fatto la Bocconi, ve lo dice un pagliaccio di natura, dobbiamo andarcene immediatamente fuori dall'euro, riprenderci la sovranità, partiamo da lì, ci abbiamo provato. Come Criza, abbiamo fatto come Tsipras, abbiamo fatto come gli spagnoli, andiamo lì e diciamo stiamo nell'euro e discutiamo il debito, volevamo fare così, abbiamo portato 7 punti, l'unico movimento politico che si è candidato alle europee con 7 punti, e se ve li ricordate 6 erano condivisione del debito con l'eurobond, cioè un'unione deve condividere i debiti, non solo i crediti. Anzi, soprattutto i debiti. 2, via il fiscal compact. Questa gente qua andrebbe processata con un piccolo processino, come dicono dei luminari, processati perché hanno modificato i trattati, tutti i trattati con i regolamenti, andrebbero messi sotto processo, tutti i ministri delle finanze nostre e i ministri messi lì e capi commissario dell'Unione Europea dal 99 a oggi, dovrebbero essere processati e messi in galera perché hanno modificato dei trattati. Articolo 3 del Fiscal Compact non dice che dobbiamo mettere il pareggio in bilancio in Costituzione, perché se ce l'abbiamo in Costituzione siamo bloccati, il nostro sistema fiscale è bloccato, non puoi fare investimenti, i comuni hanno i soldi ma non possono spendere, devono tagliare i servizi e tagliare orizzontalmente la sanità, le pensioni, stanno già lavorando su questo. Stanno già con l'informazione. L'informazione comincia a dire i vigili di Roma sono dei pezzi di merda, tutti i vigili fanno scioperi, la gente comincia a odiare i vigili. È una tecnica perfetta, perché poi quando ne faranno fuori la metà, la gente sarà contenta perché erano quelli che scioperavano. E invece sono palle, va bene? Cominceranno con le pensioni, cominceranno dagli stipendi pubblici, passeranno alle pensioni. E poi passeranno alla sanità. Guardate che è semplice. Passeranno al terrorismo, al terrore, alla paura per portare qui il Patriot Act. E quando ci saranno delle leggi che se bruci un cassonetto fai 6 anni di galera o se bruci un trattore fai 20 anni in galera, allora lì che ci saremo giocati un pezzo della libertà dei nostri nipoti e dei nostri figli. Questo non lo possiamo permettere. Io basta, adesso dovete fare una cosa, andare a spargere quello che avete sentito, a parte il freddo stasera, andate dai vostri nipoti, abbracciateli e diteli ai vostri nipoti, non ti preoccupare per il futuro, non ce l'hai, se stai qua fermo, no, dobbiamo lasciarci. Invito tutti quelli che hanno parlato sul palco, vi invito su, perché è a voi che va l'applauso, specialmente a Di Battista, un guerrigliero, a Di Maio, un politico straordinario. Di Mao è proprio la politica perfetta, piace ai nonni, alle mamme, alle ragazze, ai bambini. È un uomo che se lo metti in un angolo, pa, e nell'angolo opposto dopo 5 secondi. È fantastico, io sono orgoglioso, felice di aver contribuito a far arrivare queste persone dove sono arrivate, e dovete essere felici con me, perché noi non ci rassegniamo, non ci rassegneremo mai e non vogliamo più speranza, non dobbiamo più sperare in niente, vogliamo avere subito una vita diversa da quella che ci stanno proponendo questi 4 imbecilli.